Let's go, bitches! Nel video di oggi voglio parlarvi di una delle armi esclusive per PS4 e sto parlando del coniglio di Giada. Secondo me, una delle armi più forti del gioco, come era il Falco Lunare l'anno scorso su Destiny. Ora, nell'anno 2, abbiamo questa bellissima arma a noi di PS4 che è il coniglio di Giada. Quest'arma riprende un perk che è la sorte d'ogni stolto, che viene proprio dall'arma esclusiva che è stata data a quel giocatore che soffriva comunque di un tumore al cervello ed è stato operato, che si chiama sempre sorte d'ogni stolto ed è uguale al fucile dell'ignota. Il perk sorte d'ogni stolto infligge dei colpi al corpo in serie per aumentare i danni inflitti dal successivo colpo di precisione e far tornare i colpi nel caricatore. Cosa vuol dire questa cosa? Cosa vuol dire praticamente di quanto aumenta il danno? Cosa vuol dire far ritornare i colpi? Bene, il danno aumenta del 9% per ogni colpo non critico, fino ad arrivare a un massimo di 36%. Ma a cosa serve questo perk? Questo perk serve principalmente che per ogni colpo che mancate, che non fate in testa, vi dà la possibilità comunque di fare un danno elevato dopo e anche recuperare i colpi che magari avete sprecato. I colpi che voi recupererete faranno arrivare direttamente il caricatore alla sua massima capienza, cioè 11 in questo caso con io che sto usando caricatore esteso, o 7 se non lo utilizzate. Io vi consiglio di utilizzare caricatore esteso perché comunque è uno dei perk migliori da prendere ovviamente nella seconda colonna. Ma cosa vuol dire questo perk, la sorte d'ogni stolto, che molti magari non ci pensano o comunque pensano sia abbastanza inutile? Questo perk è fortissimo perché in molte situazioni le munizioni della primaria finiscono presto, specialmente per una primaria del genere che fa un danno elevatissimo e viene usata moltissimo. Bene, ogni tanto, mentre state sparando alla testa, fate qualche colpo al corpo e poi qualcuno in testa in modo da recuperare tutti i 11 colpi. Non c'è una finestra di tempo in cui dovete sbrigarvi a fare headshot dopo i colpi al corpo, non esiste una vera finestra di tempo, quindi quest'arma è veramente forte secondo me, specialmente perché quando finirete i colpi nel caricatore avrà spara a volontà, cioè aumenta la velocità di ricarica quando quest'arma ha il caricatore vuoto. Una cosa velocissima a mio parere perché ricarica veramente veloce, già come vedete dalle statistiche ha veramente una ricarica veloce. L'altro perk di cui voglio parlarvi è Momento Zen. Quest'arma ha una cadenza bassa e qui è anche una stabilità molto bassa. E uno potrà dire, ma rincula molto. Non è vero, già quest'arma senza questo perk non rincula. E più sparerete, più i colpi saranno ovviamente precisi e più avrete possibilità di dirigere i vostri colpi verso il punto critico. Quest'arma è fortissima, il gameplay che state vedendo è un gameplay di quando l'ho droppato, praticamente l'ho potenziato. Ho detto, oh, provo a farmi la giornaliera PvP da solo, così vediamo che succede. E alla fine finito che ho fatto 23 kill e sole due morti con quest'arma assurda. Io la trovo incredibile, è un'arma principalmente da utilizzare o in PvE o se no in PvP, ma nelle modalità quello che preferisco io, 3 contro 3, come eliminazione, scontro, eccetera, eccetera. Perché nelle modalità comunque più frenetiche non è fortissima sempre, ma sinceramente preferisco altre tipologie di armi. Vedrò di usarla magari anche in 6v6 perché mi piace la skin, mi piace come spara, mi piace il mirino, perché il mirino dà un'acquisizione migliorata. Cioè fa vedere un'icona, diciamo una sorta di linea rossa intorno al giocatore che lo delinea per bene a quello a cui state sparando. Quest'arma io la trovo veramente forte in qualsiasi frangente, pure nei boss fight, perché basta fare qualche colpo non al punto critico del boss e poi sparargli per recuperare i colpi e continuare a sparare e fare danno critico. Io spero voi droppiate quest'arma, penso sia una di quelle con il drop rate più basso, quindi difficilissima da ottenere. Non so quanti giocatori l'hanno attualmente, ma è veramente bella, forte e poi ragazzi, è esclusiva. Io spero vi sia piaciuto questo spotlight su quest'arma esclusiva per PS4 esotica. Vedrò magari di dilungarmi, di spiegare altre armi. E per quanto riguarda il perk segreto, che molti ne stanno discutendo del coniglio di Giada, si dice che il perk segreto del coniglio di Giada, questo vi potrebbe interessare a voi, è mano celata, cioè aumenta l'acquisizione del bersaglio quando si mira un bersaglio con quest'arma. Spero vi sia d'aiuto questo video, spero che si scopra finalmente quale sia il perk segreto di quest'arma. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video, let's go!